Un'offerta formativa ricchissima. Per entrare subito nel mondo del lavoro o in alternativa scegliere di iniziare un nuovo percorso universitario. L'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Frosinone si presenta e apre le sue porte nel tradizionale Open Day. 5 indirizzi di studio in grado di coprire tutti i settori della formazione e quindi degli ambiti produttivi e del terziario avanzato. Punto di forza dell'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Frosinone. I numerosi laboratori tecnologici e avanzati a completa disposizione degli studenti. Benvenuti, noi siamo qui oggi in questa giornata dell'Open Day per illustrarvi questa bellissima scuola che è l'ITIS Volta di Frosinone. In particolare ora siamo in un laboratorio che è il laboratorio di CAD dei meccanici, cioè dell'indirizzo meccanico e meccatronico, ma vi porteremo diciamo a visitare tutti i nostri avanzati tecnologicamente laboratori del chimico, chimica e materiali, del biologico sanitario, dell'elettrotecnico, dell'informatico e del meccanico e meccatronico che adesso vedremo anche magari nel dettaglio. Questa è una scuola del settore tecnologico, quindi chiaramente l'attività laboratoriale è importantissima. Allo stesso tempo come sono importanti tutte le altre attività. Chiaramente è chiaro, tutta la parte dell'area comune è altrettanto importante, però è logico che il laboratorio è anche il motivo per cui i ragazzi vengono, no? Cioè uno è attratto prevalentemente anche dall'attività laboratoriale. È una scuola che offre tantissime occasioni per l'inserimento lavorativo. I nostri ragazzi o vanno all'università o immediatamente trovano lavoro in tutti i settori, quindi dal chimico al biologico sanitario, elettrotecnico, informatico e meccanico e meccatronico. Il laboratorio CAD di ultima generazione è utilizzato dagli studenti per progettazione e disegno meccanico. Attraverso questo disegno meccanico i ragazzi poi progettano i pezzi che poi vengono utilizzati per le macchine a controllo numerico. Non vengono più utilizzate le macchine semiautomatiche e quelle tradizionali, ma questa scuola si sta andando all'avanguardia per fare una progettazione CAD-CAM. Cosa vuol dire progettazione CAD-CAM? Vuol dire che il pezzo viene prima disegnato al computer, date le dimensioni, e poi portato nel laboratorio di CAD-CAM, dove ci sono due macchine a controllo numerico, sia tornio che fresa, e là vengono programmate le dimensioni del pezzo, viene programmata la macchina per la lavorazione. Qua abbiamo anche i banchi di tavola da disegno, dove i ragazzi imparano a disegnare i pezzi in maniera classica, ok? Con rigo, matite, e poi questi pezzi che disegnavano venivano portati prima nelle macchine giù semiautomatico, cioè lavorazione classica e manuale. Oggi invece che si fa ancora il disegno per i ragazzi del primo anno, così imparano a capire come va dimensionato un pezzo, le tolleranze e come va dimensionato un pezzo. Al terzo anno in poi si fa la lavorazione al computer, in modo tale che loro passano dal tradizionale al tecnologico per poter poi andare nelle aziende a lavorare e poter portare la propria conoscenza da un punto di vista più tecnologico che tradizionale. Anche perché oggi le aziende lavorano su questo aspetto, l'aspetto tecnologico. Due sono i laboratori di meccanica dotati di macchine utensili e sistemi pneumatici. Questo è un tornio a controllo numerico, CNC, controllo numerico computerizzato, e va programmata la lavorazione che deve seguire, ok? Una volta programmata la lavorazione, l'operatore non deve fare altro che inserire il pezzo grezzo, dopodiché dare l'input e la macchina, con tutti i vari utensili che ha, eseguirà le lavorazioni che gli sono state impartite dal programma. Lì abbiamo una fresa a controllo numerico e quella lavora in 3D, questa diciamo lavora in 2D, è bidimensionale, quella è tridimensionale. Queste sarebbero le macchine del futuro che i nostri discendi troveranno fuori quando entreranno in azienda. Ecco, ovviamente queste sono a livello didattico, perché la scuola deve imparare a produrre. Cioè qui qualsiasi organo meccanico che si realizza non viene poi venduto, non viene posto in vendita, ok? Quindi la scuola deve solo imparare a produrre, dopodiché lo studente, quando sarà che entrerà in azienda, allora produrrà. Qui
deve solo imparare a produrre. 3. Sono invece i laboratori multimediali finalizzati allo studio specialistico dell'informatica. Nella specializzazione informatica i ragazzi imparano a maneggiare la tecnologia ad alto livello anche attraverso la partecipazione a degli eventi esterni, che abbiamo sempre fatto delle gran belle figure, e in particolare si studiano la programmazione, il codice, sia per quanto riguarda programmazione avanzata, ma anche in ambiti molto particolari, tipo l'intelligenza artificiale, tipo la computer vision o la visione artificiale e anche la robotica cognitiva. Oltre chiaramente tutto quello che rientra nell'ambito delle reti, delle comunicazioni di dati e della scrittura di codice, ad esempio, per siti web o ambienti dipartimentali, server, cose di questo tipo. Naturalmente, acquisendo dei ragazzi dal primo anno, quindi ragazzi di 14 anni, gli forniamo un percorso graduale per arrivare, a partire dal terzo, quarto e soprattutto quinto anno, ad avere competenze molto elevate nel settore, diciamo, di riferimento nostro, che è il settore dell'informatica. Sono molto richiesti in ambito lavorativo, ma soprattutto cerchiamo di portare avanti quello che è la passione in questo studio e diversifichiamo molto come raggiungere determinati obiettivi. Inclusione, rispetto delle necessità e delle esigenze di ogni studente. L'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Frosinone è una scuola per tutti. Diversi sono infatti i progetti inclusivi a disposizione degli studenti. Inclusione noi la intendiamo in senso lato, non solo ci occupiamo di ragazzi che hanno il sostegno, che hanno un disturbo di apprendimento, perché è scontato e doveroso, ma ci occupiamo anche di ragazzi che possono avere delle difficoltà momentanee all'interno della scuola. Veniamo da un periodo difficile, tanti ragazzi hanno avuto problemi, che possono aver avuto anche un lutto in famiglia, una separazione. Noi facciamo in modo che i ragazzi possano dare il meglio di loro stessi, che possano venire serenamente a scuola e quindi superare eventuali anche difficoltà momentanee che possono avere. Tra i vari progetti di tipo inclusivo che la scuola offre, ricordiamo in modo particolare il progetto di studio assistito pomeridiano e il progetto Sport Insieme. Per quanto riguarda il progetto di studio assistito pomeridiano, si tratta di un vero e proprio dopo scuola che permette ai ragazzi di studiare insieme, quindi di ritrovarsi, passare del tempo insieme, ripetere, preparare le lezioni ed è del tutto gratuito. Cosa positiva in questo periodo. L'altro progetto permette ai ragazzi di vedersi per 2 ore a settimana e giocare insieme a pallavolo e a calcio ed è quindi qualcosa che a loro piace molto. I protagonisti sono gli studenti stessi che raccontano la loro esperienza nel percorso di studi dell'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Frosinone. Mi piace questa scuola, l'ho scelta proprio perché ci sono tanti laboratori, informatica, meccanica, elettrotecnica, laboratori di chimica, microbiologia. E siamo qui oggi per far vedere a tutti i ragazzi di terza media tutti i nostri indirizzi che abbiamo nella nostra scuola. Sono Simone Cerenza, attualmente faccio il quarto chimico. Ho scelto questa scuola rispetto alle altre scuole perché negli ultimi anni si è evoluta nel tempo. In questa scuola si fanno molte ore di laboratorio, fra cui meccanica, elettronica e chimica materiale, che è l'indirizzo che sto facendo io. Questa scuola ci sta dando molte soddisfazioni perché appunto facciamo molte ore di attività pratica e speriamo che usciti da questa scuola avremo tante opportunità. Io faccio parte dell'indirizzo sanitario, quindi biotecnologie sanitarie. Personalmente ho scelto questo indirizzo perché mi prepara subito nell'ambito del lavoro, ma anche mi forma per un buon percorso universitario, che poi potremo scegliere molti indirizzi. Questo che vedete alle mie spalle è uno dei laboratori di chimica. Qui facciamo chimica organica, chimica analitica, alcune volte anche tecnologie chimiche. Io sono Giulia e frequento anch'io il chimico, il quinto anno, e noi abbiamo scelto questa scuola principalmente perché riesce a darci degli sbocchi lavorativi immediati, ma anche perché ci dà delle basi solide per poi andare all'università. Qui studiamo appunto l'elettrotecnica, che è la fisica dell'energia elettrica, ed anche la progettazione di impianti civili ed industriali.
Soprattutto si parla della parte domotica e dell'automazione industriale, soprattutto riguardo le protezioni e la distribuzione dell'energia elettrica. Ho scelto questa scuola perché mi permette di avere uno sbocco lavorativo quasi sin da subito e anche avere la possibilità di proseguire con gli studi con materie ingegneristiche, ad esempio ingegneria elettrica ed elettronica. Importanti sono anche i racconti degli ex studenti che a Volta di Frosinone hanno acquisito le necessarie competenze per entrare da subito nel mondo del lavoro o in alternativa iniziare il percorso di studi universitario. Mi sono diplomato nel 2008, io ho seguito l'indirizzo informatico, a quei tempi c'erano i classici tre indirizzi, quindi meccanica, elettrotecnica e informatica, quindi per me è un piacere vedere che questa scuola è cresciuta, vedendo anche altri indirizzi qui presenti. Una volta terminato il percorso scolastico ho proseguito con la carriera universitaria. Quindi mi sono iscritto in ingegneria gestionale e mi sono laureato alla magistrale di ingegneria gestionale presso il polo didattico di Frosinone dell'Università degli Studi di Cassino. Subito dopo l'università ho avuto l'occasione di iniziare immediatamente a lavorare, quindi ho lavorato come web designer all'interno di una web agency qui a Frosinone, ma poco dopo sono entrato all'interno del ramo consulenziale, quindi ho lavorato per una società di consulenza romana con la quale seguivamo prettamente diciamo contesti per la finanza agevolata, quindi bandi pubblici, bandi interprofessionali e formazione per le aziende. Questa scuola mi ha aiutato perché allora uscito dalla terza media non avevo la consapevolezza di cosa voler fare da grande e questa scuola mi ha aiutato perché ti offre ottime basi per proseguire con gli studi e anche ottime basi per proseguire con il lavoro. Infatti io sono stato indeciso fino all'ultimo e poi ho continuato con gli studi per l'appunto, ma ancora oggi ricevo offerte di lavoro da questa scuola, quindi è veramente qualcosa di sensazionale. Quindi il mio è un invito a vedere almeno cosa si fa in questa scuola perché, come ripeto, ti offre le giuste competenze sia per continuare gli studi e sia per affrontare, approcciare il mondo del lavoro.